Benvenuti. Durante il weekend vedere tante persone fa ancora più soddisfazione, perché dici, ma oggi è tutta una bella giornata. Bene, grazie per essere qui. Io sono il rettore del Politecnico di Torino e il presidente di Biennale, quello che si prende tutti i meriti oppure tutte le critiche, ma dietro al presidente c'è una grande squadra che ringrazio molto per aver organizzato con una professionalità ancora superiore, se possibile, a quella delle passate edizioni, questo evento. Oggi parliamo di una cosa di estrema importanza. Questa mattina ero al Castello del Valentino in un altro evento con il già ministro della transizione, delle mobilità sostenibili, infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Anche sulla base di quello che si discuteva là, cioè lo sviluppo di un'energia sostenibile e rinnovabile, la conclusione che si traeva era che è assolutamente necessario che ci sia una capacità di fare strategia del paese, e che questo non possa che venire dall'uso forte delle competenze che le università di questo paese portano, che devono essere rivolte in questa direzione. Noi abbiamo vissuto un periodo molto lungo in cui all'università si chiedeva semplicemente di fare bene la didattica e di fare una ricerca fondamentale che avrebbe potuto portare anche a scoperte radicali, la cui, come dire, exploitation, cioè trasferimento tecnologico e traduzione in prodotti, era comunque riservato alle imprese. Adesso tutto questo sta cambiando. Noi ci dobbiamo cimentare anche con eventi di questo tipo nella cosiddetta terza missione, e pienamente parte della terza missione è supportare la politica nell'intraprendere delle decisioni strategiche. Lo stesso Giovannini, quando venne a Torino poco tempo fa alla SAA per fare una lezione, era ancora ministro, parliamo di poche settimane fa comunque, ebbe a dire che, presentando il PNRR, questa era la prima grande, come dire, il primo grande esercizio di visione strategica coordinata, anche perché tanti soldi così non c'erano sotto un certo punto di vista, che tracciava almeno nei prossimi 4-5 anni un indirizzo importante del paese. A una domanda che gli fece una persona dal pubblico, ma ovviamente questo si era basato su dei piani che erano già presenti. Lui disse: no, non c'era assolutamente nulla. Ma scusi, allora finito PNR, cosa? Lui dice: l'unica speranza che abbiamo è di costruire quello che per esempio ha già la Germania o ha la Francia, qualche centro che riesca a fare visione strategica e studi, che usi i dati. Lo Stato italiano ha una quantità di dati sterminata, non la sta usando. Il digitale oggi lo si usa, ma correttamente, per verificare se uno ha pagato le tasse o meno, perché su questo, bene o male, sono un po' tutti d'accordo. Ma quando si tratta di fare strategia, siccome ogni strategia, ogni piccolo passo che si fa in una certa direzione lede qualche interesse, cominciamo a discutere. Una cosa che mi impressionò è stata che quando si approvò un pacchetto importante, il PNRR, circa 50 miliardi di investimento dei 200, questo passò liscissimo in Parlamento, quando invece ci si incarta in decisioni molto più piccole con questioni di principio. In realtà, quello di cui si discuterà oggi, cioè il banalissimo fatto che magari verrà fuori dalla discussione, che l'Europa ha scelto di andare sull'auto elettrica e di abbandonare completamente l'auto con motore a combustione interna, non considerando la neutralità tecnologica nel perseguire l'obiettivo della neutralizzazione della CO2 di origine antropica, che oggi studi scientifici, fatti prima di tutto col buon senso, ti dimostrano essere perseguibile molto di più con motori o motorizzazione tipo ibrido, che usino magari biocombustibili, di cui peraltro il nostro paese potrebbe produrre molto di più. Noi abbiamo tante foreste, tanto legname, oltre che i rifiuti, oltre che altra materia organica che potrebbe essere convertita in quella direzione, biogas, eccetera, eccetera. Ebbene, si va sull'auto elettrica. Piccolo particolare, di litio non ne abbiamo. Il litio viene da paesi molto critici. Dobbiamo salutare con una
Manna dal cielo è il fatto che Stellantis, abbandonando questo territorio nell'ambito della produzione, avremo una produzione molto inferiore al passato. Per fortuna abbiamo produzione di auto elettriche 500 e Maserati. Ha deciso di mettere qua il suo centro di economia circolare, ha deciso di mettere gli impianti a Carmagnola, la testa dell'ingegneria per far sì che si progettino veicoli che poi a fine vita possono essere completamente smantellati, sia invece a Mirafiori, a fianco di dove il Politecnico, assieme all'Università di Torino, assieme alla Regione Piemonte, insomma al territorio, costruirà questa cittadella della mobilità sostenibile, finanziata anche, non ultimo, dal Ministero dello Sviluppo Economico, propulsore di questo, che si doterà di tutte le competenze necessarie per supportare questa azione. Però anche con l'economia circolare leggo che si può fare il 10% di recupero. E beh, è già tanta roba, avendo zero, un 10% del litio che viene rimesso in circolo è comunque tanto. Allora, quando parlavo di strategia, quando parlavo di visione, un paese deve avere questa visione integrata. E noi stiamo cercando anche di far sì che i nostri studenti imparino a pensare in modo sistemico. Si dice, con una parola un pochettino più, come dire, raffinata, olistico. Imparino a prevedere dove si realizzeranno i colli di bottiglia, a non considerare ogni scelta come indipendente rispetto a tutto il resto, perché ormai con tutta evidenza tutto è collegato a tutto. Allora, nella speranza che si riesca ad affrontare la complessità dei nostri giorni con più consapevolezza, usando di più le competenze che noi abbiamo nelle nostre università italiane, mettendo a disposizione delle scelte strategiche del Paese, e che anche a livello europeo si smetta di fare delle scelte talebane, dice, perché se non fai così non succede niente. Io credo che se cominciamo a ragionare di queste cose tutti insieme, e se passiamo la parola e se riguadagniamo fiducia in chi, come il Politecnico, altre università e una serie di altri enti, fa ricerca, sviluppa intelligenza e fa studi di visione, e beh, magari cambia qualcosa. Il ministro Giovannini non ha perso questa speranza e sta cercando, assieme a alcune persone, di prefigurare quello che potrebbe essere un centro di visione strategica al servizio del nostro Paese, a cui concorrono le varie università, le varie competenze, che ci riporti al passo con altri paesi come la Germania o la Francia, che hanno di queste strutture. Quindi quello di cui si discute oggi, e non mi sorprende che siate così tanti, è veramente un qualcosa di cruciale per il nostro Paese e voglio dire anche per la civiltà occidentale, perché di me, di litio, di nickel, cobalto, di terre rare, ahimè, non ne abbiamo tante nei nostri paesi. E con questo dobbiamo fare conti nel futuro. Vi ringrazio per essere qui e passo la parola a David Chiaramonte per coordinare questo dibattito. Grazie ancora. Grazie Guido, è importante quello che hai detto. Io ringrazio i presenti così numerosi. Stiamo lavorando da tempo su queste linee che sono state delineate così bene dal Rettore, cioè la capacità di tradurre una competenza tecnica in visione strategica, cioè mettere l'intelligenza nelle scelte future. Questo investe una moltiplicità di settori intercorrelati tra loro, non esiste un silver bullet, una soluzione unica che risolva i problemi, ma anzi l'integrazione delle soluzioni è l'unica strada pragmaticamente possibile per poter ottenere quello che noi cerchiamo, un impatto. Cioè non è tanto avere un caso singolo qua e là, ma avere un effetto misurabile di dimensioni importanti sul sistema esistente. Questo molto spesso è uno degli elementi mancanti principali. In questo contesto stiamo cercando anche di sviluppare delle partnership con soggetti qualificati di particolare livello che possano integrarsi con le competenze del Politecnico. Lo stiamo facendo, io lo faccio come vice rettore degli affari internazionali per la parte internazionale, in parte tocca anche le tematiche
di cui oggi parleremo. Ieri eravamo a Roma, prima volta che un evento della Biennale Tecnologia si muove su Roma, presso l'Istituto Affari Internazionali, a parlare dei settori cosiddetti hard to abate, quelli difficili da elettrificare o da convertire a idrogeno. Pensate in primis l'aviazione, ma anche il marittimo e parte dei trasporti pesanti. Avevamo con l'Istituto Affari Internazionali un accordo che ci ha consentito di costruire un tavolo di discussione tra istituzioni, quindi ministeri, NGO, oil major, aeroporti e via dicendo. E la discussione, devo dire, è stata molto interessante, la troverete sul sito, è stata videoregistrata interamente, troverete tutti gli interventi e comprenderete anche come le scelte di policy che in questo momento, ad esempio, in questi settori sono assolutamente attuali, perché in questi giorni, in questi mesi è in corso il cosiddetto trilogo, cioè Commissione, Parlamento e Consiglio europeo, che si confrontano sulle direttive di nuovi pacchetti comunitari che a loro volta, a seconda di come sono definiti, possono aprire o chiudere determinate filiere industriali e non solo industriali ma anche agricole. I materiali critici di cui parliamo oggi rientrano pienamente di nuovo in questo contesto e qui devo ringraziare il Presidente Zorzoli. Da mesi, ormai abbiamo iniziato molto tempo fa, a ragionare di organizzare un incontro e una collaborazione un po' più strutturata, ci conosciamo da tantissimi anni, ma da un punto di vista istituzionale, tra il Politecnico di Torino e l'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, perché capite, poi in questo momento è abbastanza, se vogliamo, pure banale e ovvio dire quello che sto dicendo. Abbiamo avuto prima la pandemia, poi la crisi energetica, poi la crisi ucraina, aumenta il prezzo del cibo perché si fa dal gas naturale che produce il fertilizzante con cui si fa, è tutto correlato, come diceva il professor Sassaroli di Amici Miei, è un insieme di rapporti che né io né lei possiamo. Ora, a parte la battuta, è oggettivamente un mondo estremamente interconnesso, dove quello che avviene in un settore impatta su tutti gli altri. Quindi in questo contesto una collaborazione con gli economisti, col mondo degli economisti dell'energia, che a sua volta impatta su acqua, cibo e molti altri settori, riteniamo sia qualificante per entrambi. E questo è un po' la prima occasione in cui, in modo un po' strutturato, Politecnico e AIE cercano, come anche con altri partner, di iniziare un percorso di riflessione, e questo spero sia il primo di numerosi eventi che seguiranno, probabilmente anche a Roma, là dove si discute oggettivamente delle policy, ma sicuramente all'interno di Biennale siamo nell'ambito giusto. Quindi io qui concludo, poi magari ci sarà modo nel dibattito di reintervenire. Il Presidente Giovan Battista Zorzoli, penso lo conoscerete perché è una delle figure storiche del mondo dell'energia in Italia, oggettivamente. Significa che sono anziano. Diciamo che l'esperienza è veramente tanta, i ruoli che il Presidente ha ricoperto sono veramente importanti, quindi ha molte cose anche da riportare, da trasferire, soprattutto ai giovani. Io l'invito, quest'anno finalmente ho iniziato, per fare un esempio, il corso bioeconomia nei paesi del Mediterraneo e nei paesi terzi. Perché? Perché i paesi del Mediterraneo sono i nostri, abbiamo grandissimi problemi, 8 milioni e mezzo di ettari in abbandono, l'Africa è un'area ricca di materiali ed è uno sbocco, direi, altrettanto naturale, geopolitico, quindi non c'è solo l'aspetto tecnico, ma c'è l'aspetto geopolitico nelle scelte di carattere energetico, che è bene, secondo me, nella cultura anche di uno studente, di una scuola come la nostra, venga acquisita la consapevolezza che al di là del dettaglio tecnico ci sono tutta una serie di considerazioni che devono accompagnare la costruzione di quello che ha detto il Rettore, concludo, una visione, cioè la capacità di immaginare il futuro, non solo risolvere un problema attuale, ma fra 10 anni che cosa sarà di questa cosa qui, qual è il percorso più probabile, oppure come dovremmo noi agire sulle politiche che vanno a indirizzare questi settori per far sì che avvenga quello che secondo noi è il percorso
razionalmente più corretto. Beh, io concludo, ringrazio di nuovo non solo il Presidente ma tutti i partecipanti per la disponibilità. Era prevista anche la partecipazione del Direttore Energia Ambiente Ravazzolo di Confindustria, che si scusa ma è a letto con 39 di febbre, sono frutti di stagione, se veniamo da Ecomondo di nuovo un ottimo incontro ma pieno di contatti fisici, probabilmente hanno lasciato qualche strascico. GB, penso. Io ti ringrazio, David. Vi presento con poche parole, per cominciare, cos'è e che funzione svolge l'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, che innanzitutto è la sezione italiana di un'associazione internazionale degli economisti dell'energia che è attiva in più di 50 paesi nel mondo. E questo è un fattore molto importante per due motivi. Innanzitutto per la messe di informazioni e di collegamenti che noi riceviamo da essere parte integrante di questa associazione internazionale e soprattutto per il supporto tecnico e di presenza e di partecipazione di illustri relatori su scala mondiale a alcuni eventi che noi realizziamo. Per chi fosse interessato dico che per esempio a dicembre prossimo, nella prima metà di dicembre, dedicheremo 3 giorni a quella che ormai è diventata un'iniziativa storica, che è un convegno internazionale, e sottolineo su che tema, sulla sicurezza energetica. Questa è la settima anno che lo realizziamo e ricordo che la prima volta che venne deciso ci fu qualcuno che ci disse ma quello della sicurezza energetica non è un grande argomento di interesse internazionale. A me ci dispiace, ma purtroppo lo è diventato, tanto è vero che la presenza che abbiamo registrato già quest'anno, voi trovate in rete sul nostro sito tutte le informazioni se vi interessa, la facciamo in remoto, quindi chiunque può iscriversi e partecipare, è veramente eccezionale perché questo è diventato un tema centrale. Ma a parte questo, è interesse di questa associazione innanzitutto svolgere studi e approfondimenti su alcuni temi fondamentali per quanto riguarda le problematiche energetiche. Per esempio, abbiamo qui presente l'amministratore delegato di RSE che farà la relazione introduttiva. Quest'anno noi abbiamo svolto, uno l'abbiamo già svolto, uno lo stiamo svolgendo, 2 studi commissionate di RSE, il secondo, guarda caso, sui critical raw materials, quindi proprio sull'argomento, perché l'interesse dell'associazione è diffondere conoscenze, cultura in tutti i rami della problematica energetica. E questo ci avvaliamo anche di una partecipazione di 2 categorie di soci. Ci sono molti soci individuali, ci sono i junior che sono gli studenti universitari, poi ci sono un numero interessante di soci e poi soprattutto abbiamo un numero di soci sostenitori, di cui io ne cito solo alcuni, scusandomi per brevità degli altri, che si chiamano Enel, che si chiamano Eni, che si chiamano Edison, che si chiamano GSE, che si chiamano RSE, che si chiamano ESSO, che si chiamano per esempio Elettricità Futura e l'UNEM, che è l'ex Unione Petrolifera. Cioè, questa presenza di questi soci sostenitori, di cui molti siedono nel consiglio di amministrazione dell'associazione, ci consente di portare avanti confronti non ideologici, questo volevo sottolinearlo, su varie tematiche. Per esempio, lunedì prossimo abbiamo un convegno sulle ricadute occupazionali e di ristrutturazione dei cambiamenti in corso nella mobilità
il mondiale, cioè qualcosa dentro lo sviluppo della mobilità elettrica, sostanzialmente questo tema. E non è facile mettere intorno a un tavolo che convergono su una discussione comune, l'ex Unione Petrolifera, elettricità futura, o anche qualcuno come Motusè, che notoriamente è l'associazione che porta avanti. Tutti questi partecipano con loro rappresentanti a questa, che è affidata come relazione introduttiva a un importante professore universitario. Perché qui arrivo al tema dell'università, per tornare e chiudere su questo. Uno degli interessi che l'associazione ha sempre avuto è di non rimanere chiusa come associazione in cui prevalgono, giustamente, però sono esclusivi le grosse imprese energetiche del paese, che evidentemente sono fondamentali, ma noi abbiamo sempre stimolato collaborazioni con le università. Quella più storica, ma data la funzione dell'associazione è evidente, è stata con la Bocconi di Milano. La Bocconi di Milano è, diciamo, uno storico partner di molte iniziative che noi facciamo, ma questo lo dice la parola, no? Che non poteva che essere così. Però stiamo progressivamente allargando ad altre università, e questa che avviene oggi qui, quindi chiudo la mia presentazione, questa di oggi è il primo passo, che non è stato improvvisato, è stato preceduto da una attenta valutazione di quali erano i temi e gli impegni che potevano vederci insieme, che precedevano dal fatto che con David ci conosciamo e siamo amici, non so da quanti anni, ho perso memoria, però questa è una questione personale. Quando rappresentiamo due istituzioni diverse, l'importante era capire come potevamo andare. E infatti questo è, non a caso abbiamo scelto questo tema per avviare la collaborazione, perché abbiamo verificato che era di grande interesse per entrambe le parti, e quindi lo facciamo. Ma io mi auguro e auspico e sono convinto che questo sarà solo il primo di una serie di iniziative congiunte che faremo, in modo di avere una presenza attiva del Politecnico di Milano, che effettivamente, il Politecnico di Torino, chiedo scusa, io avendo lavorato quello di Milano, è un lapsus freudiano, va bene, il Politecnico di Torino, perché effettivamente, ecco, al di là del nome che è Economisti dell'Energia, l'ambizione dell'associazione è coprire tutto l'arco delle tematiche, da quelle tecnologiche a quelle normative, a quelle economiche, a quelle finanziarie. Vi do un'anteprima e chiudo con questo, una informazione che l'avete in anteprima in pubblico, la prima volta che lo dico in pubblico: marzo prossimo l'associazione farà un seminario insieme alla Banca d'Italia sui famosi strutture di finanziamento verde, che sono uno dei temi, come voi saprete, più controversi, perché chi li porta alle stelle, chi dice che sono molto greenwashing, e una istituzione seria come la Banca d'Italia collaborerà con noi in questo convegno, che la data non è ancora definita, ma è a marzo dell'anno prossimo, il cui Banca d'Italia garantisce la parte con una seria analisi critica di cosa è stato, cosa sono e cosa possono diventare questi strumenti di finanziamento verde, in modo di avere un panorama aggiornato da una struttura autorevole come è la Banca d'Italia su questo tema, che è fondamentale per lo sviluppo del settore. E poi la seconda parte, ci saranno persone dell'associazione, dei grossi nomi che ho fatto prima, che recependo questi discorsi diranno la loro esperienza, perché sceglieremo tutte aziende o associazioni di categoria che hanno già avuto esperienze positive o negative in questo campo, in modo di vedere. Ecco, ho voluto darvi, scusate se sono stato un po' lungo, ma ho voluto darvi un'idea di un'associazione che cerca sempre
di non dormire sugli errori. L'ultima cosa, me la stavo dimenticando, è molto importante, una delle cose storiche che è stata messa in piedi è un osservatorio energia sui prezzi, e anche questo oggi vi devo dire che prima era un'attività normale, in questo periodo siamo subissati di richieste, perché è diventato ovviamente una delle cose che le grosse aziende, le grosse associazioni vogliono capire. Noi abbiamo una struttura fissa che fa, tra l'altro, per i soci fa un bollettino, c'è un osservatore che fa un bollettino standard per tutti i soci su questo tema, perché anche quando i prezzi erano bassi noi abbiamo sempre ritenuto opportuno monitorarli, come riteniamo opportuno parlare di sicurezza quando la sicurezza non è di moda. Grazie e mi chiedo scusa se sono stato molto lungo e do immediatamente la parola al professor Maurizio Delfanti, amministratore delegato di RSE, che farà la relazione introduttiva sul tema fondamentale oggi, che è garantire la disponibilità dei materiali critici nel percorso di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale. Grazie di essere qui, Maurizio, a te la parola. Grazie, ringrazio molto per l'invito a questa manifestazione e anche per la ampia... Dicevo, anche per l'introduzione che avete fatto e nell'intervento che mi è stato assegnato, che vuole essere un inquadramento alla discussione, alla tavola rotonda, troverete un po' dei concetti che ha espresso benissimo il Rettore in apertura, espansi e con qualche dettaglio in più. Tant'è che ragioniamo di materiali critici per la transizione energetica, qual è il contesto, quali sono le prospettive e poi da ultimo, in un paio di minuti, alcune ricerche che stiamo portando avanti in RSE. Dunque, il menu della giornata verte su questi quattro assi. Innanzitutto due parole su cos'è RSE. RSE sta per ricerca sul sistema energetico e siamo circa 330 persone con una sede principale in Milano. Ci occupiamo per missione di ricerca sul sistema energetico a beneficio di tutti i consumatori, in quanto il funzionamento di RSE è finanziato da una quota della bolletta elettrica che tutti noi paghiamo e questo finanziamento costituisce un ammontare complessivo, si chiama ricerca di sistema, i cui fruitori diretti sono appunto RSE, poi Enea e poi il CNR. In questo flusso della ricerca di sistema sono anche coinvolti altre realtà di ricerca, altre università, non a caso siamo qui al Politecnico di Torino oggi, e anche realtà che si occupano come l'AIE di ricerche su questo settore. Dunque, circa le attività che facciamo, le vedete in basso a destra, hanno a che fare con ricerca di base, modelli e scenari per strategie nazionali, le ho sottolineato perché è proprio il tema da cui partiamo oggi. Come accennava prima il Rettore, i ragionamenti, la mappa che ci porta al 2030 e al 2050 devono essere oggetto di attenzione e di studi in termini strategici e di pianificazione. Ci tenevo anche a darvi conto del fatto che l'inquadramento di RSE, lo vedete in basso a destra, noi siamo la costola di ricerca del gruppo GSE, che sta per gestore dei servizi energetici. Come vedete è una realtà interamente pubblica, in quanto controllata al 100%, partecipata al 100% dal MEF, e lavoriamo su istruzioni del Ministero, oggi devo dire, per l'ambiente e per la sicurezza energetica, fino a un mese fa avrei detto come da logo per la transizione ecologica e fino a due anni fa avrei detto il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi, come vedete, anche il quadro istituzionale è molto dinamico in tema di energia, nonostante il fatto che la parola istituzioni richiami nell'etimo la stabilità e la durabilità nel tempo, tutto sta cambiando molto rapidamente e gli eventi degli ultimi mesi drammatici ci indicano anche il perché di questi cambiamenti. Dunque, cosa fa RSE? Avendo il fulcro nella ricerca di sistema, ci occupiamo di supportare le istituzioni, per esempio in tema di pianificazione, ed è questo di cui discuteremo oggi, ma anche di stare vicino agli operatori, che possono essere grandi operatori regolati come Terna, Enel, Snam, piuttosto che Eni, in tema di energia, anche i costruttori di apparecchiature, e infine, molto spesso abbiamo un ruolo nella dimensione europea e internazionale, perché ovviamente in tema di ricerca
non ha senso che in ciascun paese, in particolare d'Europa, reinventiamo la ruota, ha più che senso che invece mettiamo a fattor comune a livello europeo e internazionale ciò che noi troviamo nel mondo della ricerca e magari molte volte anche come Sistema Italia siamo all'avanguardia in molte tematiche energetiche. Dunque, ho usato la parola pianificazione già un paio di volte, qui volevo darvi un esempio, mi serve anche come chiave di lettura per entrare poi nel tema specifico dei materiali critici per la transizione. Cosa significa supportare la pianificazione energetica? Il documento di pianificazione tuttora vigente, depositato a Bruxelles, è il PNIEC, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, depositato, fate conto, a dicembre 19. Da dicembre 19 a oggi sono avvenuti una serie di accadimenti, per esempio si è installata la nuova Commissione Europea e quindi il Green Deal della von der Leyen, per farla breve, che ha portato un cambiamento anche nei driver socio-economici, poi è accaduta la pandemia, poi è accaduto il PNRR che di fatto è il primo esempio di una grandissima iniezione di risorse che necessita una pianificazione stretta sull'arco di 3-4 anni. Poi è avvenuta l'attenzione europea al tema dell'idrogeno, la strategia idrogeno a livello continentale e tutto questo per noi di RSE ha dato luogo a un flusso di lavoro che ci porta a mettere a punto i nuovi e aggiornati scenari in base ai quali a breve sarà aggiornato il PNIEC, che ha 2 anni ma è già vecchissimo, per centrare i nuovi traguardi fissati dalla Commissione con il Fit for 55. Questa quindi è un esempio dell'azione di RSE a supporto, in questo caso del governo, in tema di energia e clima. Uso questa slide soltanto per darvi conto del fatto che ormai dal 2013 con la strategia energetica nazionale che abbiamo cominciato questo tipo di attività di supporto, non lo facciamo noi in modo esclusivo, è un gruppo di lavoro che vede il GSE, altre realtà di ricerca, università, tutti insieme a lavorare sugli scenari. Esiste quindi un documento di pianificazione, qui ho usato l'acronimo inglese National Energy and Climate Plan, depositato nel 19, il PNIEC. Esiste una strategia che guarda a lungo, cioè al 2050, non a caso si chiama Long Term Strategy. L'abbiamo preparata nel 2020 e l'anno traguardo in quel caso è al 2050. Quindi, nelle slide in cui discuteremo i materiali critici, usiamo una mappatura temporale fatta dei traguardi intermedi al 2030 e dei traguardi di piena decarbonizzazione, o meglio, di piena neutralità carbonica, al 2050. Sono le due date obiettivo da tenere a mente. Questa la salto volentieri, è soltanto per darvi conto della complessità del coordinamento in queste attività di pianificazione. Mi concentro solo un attimo su questa per raccontarvi che siamo attivi in varie collaborazioni con soggetti industriali. La più importante che vi mostro è quella in cima alla slide. Abbiamo condotto recentemente uno studio insieme a Confindustria proprio per valutare l'impatto economico degli obiettivi del 2030 per i nostri settori industriali. La banalizzo molto. Se per centrare la decarbonizzazione dell'ambito domestico e residenziale immaginiamo che ci voglia qualche milione di pompe di calore da qui al 2030, l'industria italiana che tipo di pompe di calore sa già produrre? Quali altre tipologie costruttive possono essere adattate alle filiere attuali italiane? È forse il caso di peggiorare millimetricamente la traiettoria di decarbonizzazione per accomodare dei settori industriali in Italia? La domanda è retorica, ovviamente. Questo è l'oggetto dello studio che abbiamo fatto recentemente con Confindustria. Come anche siamo vicini a istituzioni regionali, ho messo qui l'Emilia-Romagna e il Veneto con cui abbiamo collaborazioni storiche, ma recentemente anche con la Regione Piemonte siamo attivi per la pianificazione energetica regionale. Benissimo, chiarito quindi il ruolo di RSE in questo panorama, veniamo al tema più specifico della transizione e al sottotema della sicurezza. Ora, transizione e sicurezza in realtà sono strettissimamente collegati. È del tutto evidente che la transizione energetica è uno degli strumenti per garantire la sicurezza energetica. Per esempio, immaginiamo che da qui al 2030 aggiungeremo 70.000 megawatt, cioè 70 gigawatt di capacità produttiva da fonti energetiche rinnovabili.
Questo significa togliere al consumo nazionale circa 15 miliardi di metri cubi all'anno di gas naturale. Sapete bene le corse che ha fatto il governo precedente e quello attuale per liberarci dalle forniture critiche che venivano dalla Russia, diversificare le forniture. Ecco, per capirci, 14 miliardi è più della metà di quello che importavamo dalla Russia fino all'anno scorso. Lo stesso vale per la mobilità elettrica, che può garantire un saving di 5 megatep all'anno, passando da un'alimentazione a combustibili tradizionali che sono tutti importati, anche il metano è importato per più del 95%, alle fonti rinnovabili. Lo stesso vale per l'idrogeno e altre applicazioni. Dico cosa banale nel ricordarci che le fonti rinnovabili sono disponibili in modo abbondante e sicuro, e con l'accumulo e il power to X anche in modo reso continuo. Quindi non c'è rischio geopolitico a usare il vento e il sole, e questo diminuirà a gioco lungo la dipendenza dai combustibili di importazione. Però, c'è anche un però, lo sfruttamento di queste fonti energetiche rinnovabili, l'uso delle auto elettriche, l'uso dei sistemi di accumulo, necessita di materie prime e tecnologie. Senza queste si rischiano nuove dipendenze, e lo vedevamo prima, adesso andremo più in dettaglio, queste dipendenze sono già in atto. Né l'Italia né l'Europa sono in una posizione di forza, di dominio o neanche di resistenza. Per esempio, se pensate che il primo attore della transizione è il fotovoltaico, nel 2021, sommando Cina e Sud-Est asiatico, facciamo il 97% delle celle e il 90% dei moduli, vuol dire praticamente tutto. Se ragioniamo delle batterie, che è il secondo componente fondamentale per la transizione, anche qui oltre il 75% della capacità produttiva sta in Cina. Bisogna quindi recuperare il tempo perduto. Anche qui vorrei essere chiaro, abbiamo perso del tempo in Europa, abbiamo perso del tempo elaborando, considerando, proprio guardando le stelle. Dice, ma allora se spingiamo l'industria europea in termini di batterie, questo forse è un aiuto di Stato? Bah, intanto gli altri facevano le cose. Intanto Obama con una firma e una riga faceva una gigafactory, giusto per citare il continente che come governance è più simile al nostro, inutile dire cosa accade in Oriente. Quindi ci siamo svegliati un po' tardi. La European Battery Alliance, per esempio, è un tentativo di fomentare investimenti privati tramite una spinta iniziale di soldi pubblici per rilanciare la produzione europea delle batterie, e anche noi in Europa saremo in grado di avere delle gigafactory. Però resta il problema delle materie prime, cioè la capacità di produrre, di manufatturare, non c'è questa parola in italiano, abbiate pazienza, i prodotti in Europa ce l'abbiamo. Non è neanche vero che il costo della manodopera rimarrà per sempre un cuneo tra noi e gli altri continenti, perché se pensate a una fabbrica con alta automazione, allora potete ben capire che non è il problema che l'ora lavorata in Italia costa molto di più che in Cina. Poi quel costo pian piano salirà anche in Cina, però il problema fondamentale è il rischio di materie prime, da cui la discussione sui critical raw materials, che è il tema centrale della discussione di oggi. Dunque, quali sono, cosa sono i critical raw materials? Se vi sembra che io abbia parlato male delle ricerche e delle attività a livello continentale, ne parlo subito benissimo. La Commissione europea ha delle linee guida già dal 2017 che ci permettono di classificare in maniera univoca. Non è soltanto un tema di tassonomia, è un tema reale, operativo. Se non chiamiamo con le stesse parole e con gli stessi indicatori un materiale critico in Italia e in Svezia, non andiamo da nessuna parte. Quindi due parametri sono stati scelti per definire la criticità di un materiale: l'importanza economica, gli acronimi si sprecano, EI, che è la somma delle frazioni di utilizzo di un certo materiale nei vari settori produttivi in Europa, quindi non solo l'energia. Per esempio il silicio si usa in tante applicazioni non energetiche, un po' anche il litio. E poi il supply risk, che esprime il rischio di interruzione di fornitura all'Unione di un certo materiale. Dunque, mentre per il primo indicatore da ingegnere dico riusciamo ad arrivare a delle quantificazioni oggettive, ragionevolmente oggettive, il secondo indicatore è qualcosa su cui gli amici economisti hanno più facilità, perché hanno più facilità con, come dire, una scienza che deve fare considerazioni anche non solo numeriche.
Quindi come facciamo a dire qual è il grado di concentrazione di fornitura del materiale tra i vari paesi e le caratteristiche dei paesi stessi come la forma di governo? Qui mi fermo perché ovviamente è difficile capire quale sarà il livello di democrazia in un certo paese fra 20 anni. Forse anche oggi è difficile capirlo. Ma... E il secondo, il grado di dipendenza invece più facile, dall'importazione del materiale. Questo parametro è valutato di fatto sui colli di bottiglia che si formano, che possono essere, e sono diversi, in fase di estrazione, e quindi dove sta la materia prima per davvero nascosta nella crosta terrestre, e in fase di lavorazione. Alla fine ci siamo messi d'accordo che un materiale è critico se combina entrambe le condizioni numeriche che vedete lì, quindi un indice economico superiore a 2,8 e un indice di supply risk superiore all'unità. Forse graficamente, se mi perdonate per il fatto che i singoli pallini sono illeggibili di per sé, però se immaginate che abbiamo messo in ascissa l'indicatore economico, in ordinata il supply risk, graduati su scale semiquantitative ovviamente, allora tutti i materiali, tutti i pallini che trovate in rosso sono materiali critici su un orizzonte temporale che può guardare al 2030 ma può guardare anche al 2050. Se, come giustamente osserverete, i singoli pallini non sono tutti leggibili, allora c'è anche un elenco tabellare che ci fa vedere quali sono i 30 critical raw materials come stimati nel 2020 dall'Unione Europea. Ce n'è per tutti i gusti, diciamo, c'è un'esplorazione ampia della tavola degli elementi, alcuni di questi sono drammaticamente importanti in tema di energia, come ovviamente il litio, per esempio, di cui parleremo tra un attimo, anche la grafite naturale, anche il silicio, tutti i materiali che, come vedremo tra un secondo, sono focali nella transizione energetica. Ora, dall'altro versante, come cambierà la domanda di questi materiali nel tempo? Per capire come cambierà la domanda, torniamo allo strumento degli scenari energetici. In queste tre colonne, 19, 30, 50, ho provato a riassumere in maniera molto grezza e assolutamente, non affinata e con molte ipotesi, quali sarà la necessità di questi materiali, o meglio, quale sarà la necessità di tecnologie tra quelle che ho nominato. Ne ho messe soltanto 3 o 4. Se ragioniamo di fotovoltaico, in Italia passiamo dallo stato dell'essere di oggi, che è intorno ai 22 gigawatt, perché qualcosa si è fatto, grazie a Dio, negli ultimi 2 anni, dovremmo arrivare a 66 gigawatt installati nel 2030 e a 200 o anche 300 gigawatt installati al 2050. Come vedete bene, secondo scenari un po' più aggiornati, si ragiona di 5 gigawatt all'anno da qui al 2030. Per darvi un'idea, nell'ultimo anno solare, che non è ancora finito, forse arriveremo a 2 giga, 2 giga e mezzo, forse. Ai tempi d'oro, nel 2011, in un anno si realizzarono 10 giga di fotovoltaico. La stessa traiettoria, pur non così violenta, la vedete per le installazioni eoliche. Per l'aumento della domanda finale di elettricità, che passa dai 320 attuali ai 350 fino a 450 e oltre nel 2050. E la penultima riga l'ho dedicata all'idrogeno, cioè al Power to X, e qui la progressione in realtà è ancora più drammatica, perché il punto di partenza è zero. Quindi oggi non abbiamo applicazione industriale dell'idrogeno verde a scopo energetico. Abbiamo un uso industriale dell'idrogeno come prodotto intermedio, per esempio della raffinazione, per esempio come gas tecnico. Numericamente parliamo di nulla. Allora dovremo passare a 8 terawattora di consumo per idrogeno nel 2030 e poi intorno ai 200-250 terawattora al 2050. Quindi, come vedete, l'accelerazione che ci aspettiamo in questi materiali, o meglio nelle tecnologie basate su questi materiali, è drammatica, è qualcosa che non si è mai visto prima nell'industria occidentale. Ecco perché vale la pena di vedere in dettaglio alcuni casi, alcuni esempi specifici dell'incidenza di questi materiali rispetto alla transizione. Prima di passare agli esempi, volevo fare una precisazione. Si discute spesso di transizione energetica ecologica, si discute spesso del fatto che questa è una transizione indotta. È veramente autenticamente così, ma non potrebbe essere diverso da così.
Cioè, nessuna industria energivora passerebbe alle fonti rinnovabili perché ha uno spirito verde e vuole guardare al futuro. Ci passa soltanto perché riconosciamo che a emissioni costanti il pianeta è a rischio, quindi dobbiamo fare qualcosa che va contro alle leggi dirette dell'economia, incorporando nei conti economici le esternalità ambientali. Senza fissare questo paletto base, sembra che parliamo di follie. Sarebbe una follia fare tutto questo se non ci fosse la motivazione che vi ho appena esposto. Ci tenevo a metterla avanti perché se non dico prima questo, tutto il resto dice, ma allora l'ha detto il medico di farlo. No, non l'ha detto il medico. Abbiamo detto che la transizione è indispensabile per evitare il surriscaldamento globale. Questa è la base del ragionamento e questo solo ci fa capire come dobbiamo, con strumenti di policy, indurre delle modificazioni alle filiere industriali che altrimenti non accadrebbero mai. Fatta questa triste professione di dirigismo, se volete, ma lo ammetto, adesso posso andare avanti. Vi mostro tre casi abbastanza rapidamente. Uno è quello del fotovoltaico. Nei prossimi 20 anni, qui mi affido alle prospezioni dell'International Energy Agency, meglio nota come l'Agenzia di Parigi, il silicio cristallino rimane un materiale dominante nelle applicazioni fotovoltaiche. Per capirsi, nelle nostre osservazioni in generale diciamo che da qui al 2030 ci andiamo sostanzialmente a tecnologie date. Dal 2030 in poi molte delle soluzioni che dobbiamo usare non sono ancora definite. Ma da qui al 30 è certo che andremo avanti a pannelli fotovoltaici, pale eoliche, bioenergie, accumulatori, auto elettriche. Questo è il menù. Allora, dato questo, il silicio cristallino rimane un materiale dominante. Lo rimane sia caso di sinistra che immaginiamo una transizione più ampiamente basata su impianti grandi, utility scale, diciamo da 1 megawatt in su, sia che andiamo a un modello distribuito come quello che si è affermato in Italia nell'ultimo anno, dei 2 giga che vi ho detto prima che avremo installato a fine 2022, io spero 2 giga e mezzo, molto più della metà, forse 3/4, sono installati in applicazioni domestiche, trainati dagli interventi di efficientamento, dai bonus e da ogni altra facilitazione o induzione che appunto i policy maker hanno voluto mettere. Quindi dovunque andiamo, centrale o distribuito, il silicio rimane fondamentalissimo. Questa mappa è solo per mostrarvi che nella costruzione di un pannello fotovoltaico non è soltanto il silicio il materiale raro coinvolto, ce ne sono anche altri come il boro, il germanio, il gallio, l'indio, magari per i contatti delle celle, magari per alcuni dettagli costruttivi, però la mappa che ci consegna la Commissione Europea è una mappa molto dettagliata che fa vedere quindi tutte le tipologie di materiali coinvolti. Sempre, e concludo sul fotovoltaico, se guardiamo il grafico dei paesi produttori è abbastanza imbarazzante, abbiamo fatto fatica a far stare nella stessa slide l'istogramma relativo alla Cina e quello degli altri paesi. Quello che vorrei dirvi è che però nello scenario della IEA, cosiddetto SDS, che vuol dire Sustainable Development Scenario, è lo scenario più coraggioso, quello che ci porta a rispettare l'1,5 grado di aumento di temperatura, occorrono circa 0,8 megatonnellate all'anno di silicio, che già oggi è critico. In Europa l'incremento di utilizzo del silicio per via del fotovoltaico è stimato intorno al 50%. Se il 50% in più vi sembra tanto, aspettate a vedere quando parliamo del litio. Il 50% in più è considerato un incremento tutto sommato affrontabile, perché se in Europa abbiamo catene produttive per un certo materiale che funzionano a 100, immaginare di portarle a 150 è qualcosa che appunto si può almeno immaginare espandendo le filiere che abbiamo. A un numero diverso arriveremo invece adesso considerando il caso delle batterie al litio. Dunque, la domanda di batterie è stimata in forte crescita, questa non è una stima ma è quello che è accaduto fino all'anno scorso compiuto. E questo dipende essenzialmente dai veicoli elettrici. Questa è la crescita dei veicoli elettrici che si è verificata fino al 2021. Ora, spalmata diversamente sui vari continenti, comunque è una crescita molto violenta e anche i dati in Europa lo dicono. C'è un lato negativo, le materie prime non le facciamo noi, c'è un lato positivo, la 500 elettrica per certi mesi è l'auto più venduta in Europa. Dunque questa cosa, quando la dico,
guardo sempre due volte la notizia per essere sicuro che non sia una fake news, perché mi sembra qualcosa di fantastico. Però accade. A essere onesti, accade solo in alcuni mesi, perché Tesla consegna a mesi alterni. Nei mesi in cui Tesla consegna, va bene, vincono loro. Nei mesi in cui il mercato è meno fluido per via delle consegne di Tesla, allora vince la 500 elettrica. Ripeto, per me un sogno. Dunque, le auto elettriche domineranno questo settore. Sempre nello scenario SDS, la produzione di batterie cresce e ci portiamo dai 160 gigawattora all'anno, è l'unità di misura che usiamo per le batterie in capacità energetica, ai 3.000 gigawattora del 2030. Quindi migliaia di gigawattora. Abbiamo fatto fatica ad arrivare alle gigafactory, ci vorrebbero decine, centinaia di gigafactory per farli. Ma come vedete dai colori del diagramma, se guardate al 2040 scenario SDS, la grandissima maggioranza, la parte blu scuro alla base, è fatta da batterie per trazione veicolare. Ora non scendiamo nel dettaglio heavy duty, light duty, veicoli commerciali, poco conta. La fettolina arancione in alto è invece la necessità di materie prime, in questo caso l'ammontare di gigawattora di accumulo elettrico a scopo energetico stazionario. Quindi le batterie di accumulo che installerà Terna nelle sue stazioni sono soltanto la fettina arancione. Questo ci suggerisce già una qualche soluzione, o ci suggerisce di capire meglio come utilizzare quelle batterie che primariamente andranno in giro su quattro ruote. Per quanto riguarda le batterie, vi ripropongo lo stesso formalismo grafico del fotovoltaico per mostrarvi che qui i pallini rossi sono numericamente maggioritari. Non è soltanto un problema di litio, che è il problema, ma è anche un problema per esempio di grafite naturale, per esempio di cobalto e di altri materiali collegati alla realizzazione delle estremità elettriche, degli anodi nei catodi e delle batterie. Quindi il problema è assai articolato. L'ultimo esempio che vi propongo, per il quale mi basta una slide, lo prendo proprio dallo studio che recentemente abbiamo fatto ai colleghi, insieme ai colleghi di AIE, che ha a che fare con una ricognizione. In questo caso, per esempio, abbiamo guardato agli elettrolizzatori per produrre idrogeno. È un problema di domani, perché a oggi, come vi dicevo, l'idrogeno sta partendo e non è attesa nei prossimi 10 anni un'espansione violenta. Andremo più avanti molto nel 50. Allora, in Germania hanno fatto uno studio, secondo me, molto intelligente, perché non solo ha guardato, mi riferisco alle celle in blu, alla previsione di necessità di elettrolizzatori, ma ha anche guardato, mi riferisco alle celle in verde nella parte bassa, purtroppo non molto leggibili, mi rendo conto, all'evoluzione della capacità di riciclo di materiali in quel settore. Quindi, per dire che un materiale è critico, con gli indicatori SR ed EI che conoscete già, in Germania hanno fatto un ragionamento sia scenaristico, sia di capacità produttiva, sia di capacità di riciclo nel loro paese. E questo porta in quel caso a determinare che anche per gli elettrolizzatori, almeno a gioco lungo, avremo un problema di criticità dei materiali. Mi gioco i miei ultimi 5 minuti per ragionare delle ricerche di RSE, ma non in senso astratto, con specifico riferimento al problema che stiamo trattando. Quali azioni sono possibili per mitigare i rischi? Sulla destra vedete una mappa sempre a cura della Commissione europea che ci indica già una qualche soluzione nel accertare la criticità dei materiali. Le tre terapie le vedete invece a sinistra. Innovazione tecnologica è quello su cui lavora RSE direttamente, cioè scegliamo materiali meno critici, per esempio cerchiamo un'alternativa al litio. Riciclo, riuso dei materiali, che dà anche dei benefici ambientali, ne vedremo un'applicazione evidente per le batterie veicolari. E infine, non ce ne occupiamo noi, nuove fonti di approvvigionamento, diversificazione, guardando sia all'interno, io dico del continente, ma anche del nostro paese, sia a livello globale, cercando semplicemente di ampliare la piattaforma, la platea di possibili fornitori. Allora, un esempio specifico con qualche grafico e qualche numero, cerchiamo di scappare dal litio. Dove andiamo a finire? Beh, un materiale promettente per noi è il sodio. È una tecnologia innovativa
Il sodio è molto più disponibile in natura, i numeri parlano da sé, il cloruro di sodio penso che ci abbiate a che fare ogni, non so, mattina no, se fate colazione continentale, sì. E, non si usa il lidio quindi, ma un materiale più semplice. Per realizzare gli anodi non dobbiamo usare la grafite, la sostituiamo con degli altri composti a base di carbonio, come i maxeni, qui non vado nel dettaglio, non usiamo il cobalto, che pure è un altro dei pallini rossi della mappa di prima. Dice, allora è tutto fatto? Magari. Come densità di energia siamo lì con le batterie al litio. Quindi quanti kilowattora riesco a cacciare in un chilogrammo di materiale o in un metro cubo di volume? Come densità di potenza, molto promettente, ricarichiamo le batterie in 10-12 minuti. Come ciclabilità e vita utile c'è ancora molto da lavorare, perché adesso siamo intorno ai 600 cicli, mentre invece qualcosa fatta al litio un po' modernamente parliamo di 5.000 cicli. Quindi come vedete c'è molto da lavorare. Aggiungo, c'è molto da lavorare, ma non dobbiamo perdere la fede nel futuro. Non dobbiamo cercare un traguardo impossibile. Se vogliamo entro 5 anni fare una batteria al litio, fare una batteria al sodio migliore del litio che importiamo, non ce la faremo mai. Dobbiamo arrenderci al fatto che se vogliamo essere autonomi in Europa perdiamo performance rispetto alle migliori soluzioni, però le facciamo in casa. Lo stesso ragionamento è quello che ci guida sulla second life delle batterie. Qui è molto semplice, perché ad Amsterdam l'hanno già fatto. Quando una batteria cessa di essere utile sulla mia auto elettrica, grosso modo quando perde il 30% della sua capacità iniziale, diventa troppo pesante e ingombrante per andare su ruote, la posso mettere su un piedistallo fisso. I benefici sono quelli che listiamo lì: riduciamo il costo complessivo, minore utilizzo di materie prime, che è il tema di oggi, non abbiamo scarti da smaltire, che è un beneficio ambientale. Noi come RSE ci stiamo peritando proprio mettendoci dentro le mani e trovando alcune difficoltà. Gli obiettivi della ricerca, per esempio, sono usare nuovi metodi di prova di stima della vita utile e anche mettere insieme un nuovo sistema di gestione delle batterie, perché se vogliamo riusare singole celle, per esempio che vengono da una Tesla, da una Leaf come la mia, da una 500 come ottimamente vendute in Europa, ci vanno dei BMS molto nuovi, normalmente vengono fatti dei BMS monomarca, come è evidente. E questo quindi è un tema a cui teniamo molto. Il terzo e ultimo esempio che vi mostro ci viene da un progetto europeo che stiamo seguendo. Questo ha a che fare proprio con il trovare queste materie prime sul continente, perché nei fluidi geotermici, quelli che si usano quindi a scopo di produzione energetica, estraendo dal terreno un fluido caldo, reiniettandolo dopo averlo sfruttato, quindi con minore entalpia, e avendolo filtrato di altre componenti, ci rimane in mano come prodotto secondario vari elementi, tra cui, guarda caso, il litio. E quindi questa per noi è una potenziale risorsa che deve essere valorizzata, e stiamo facendo indagini anche forti del fatto che in Italia c'è una filiera geotermica per capire come sfruttare al meglio questi potenziali dal punto di vista chimico e anche identificare un processo, una tecnica estrattiva che ci permetta di ricavare quantità significative dai fluidi geotermici che già stiamo utilizzando. Questi erano un po' i concetti che volevo mettere sul tavolo a pro delle successive discussioni, e quindi ridò il boccino al Presidente Zorzoli. Grazie. Ecco, io innanzitutto volevo ringraziare il Professor Del Fatte per questa relazione che non dubitavo sarebbe stata molto esauriente e avrebbe fornito un panorama convincente e complessivo della situazione in cui ci troviamo. Io ho il compito di coordinare la tavola rotonda, dico subito che il dottor Ravazzolo di Confindustria non potrà essere presente perché purtroppo è a letto, ammalato, e ci dispiace molto di non avere il suo contributo, perché sarebbe stato certamente un contributo importante. Aggiungo, prima di dare la parola ai tre superstiti partecipanti alla tavola rotonda, alcune considerazioni di carattere generale. Giustamente questo convegno è stato indirizzato sulla problematica dei CRM
nello sviluppo del processo di decarbonizzazione del sistema energetico, perché questa è una delle grandi sfide che noi abbiamo. Tuttavia, questo fatto, visto che questo tema è sotto gli occhi di tutti e è anche spesso oggetto di discussioni non sempre corrette, lo dico francamente, viene spesso utilizzato per dire che le rinnovabili non è vero che sono così facilmente sviluppabili in giro per il mondo perché hanno questo grosso problema. Allora io desideravo, prima di entrare nel merito di dare la parola agli amici e colleghi, ricordare una cosa, che il problema dei materiali critici purtroppo investe e mette in discussione, se non viene risolto, l'insieme dello sviluppo della nostra società. Do un primo dato: dipendono fortemente dai materiali critici le tecnologie digitali. E allora, noi sappiamo che la digitalizzazione è uno degli assi importanti dello sviluppo che noi attuale e futuro. Evidentemente, direi che come l'energia è un fattore trasversale storicamente, no, delle società, la digitalizzazione lo è diventato uno dei fattori trasversali, che ha uno stesso peso nelle decisioni, nelle possibilità di sviluppo, eccetera. Quindi la digitalizzazione ha di fronte lo stesso problema. Ma ricordo un secondo aspetto. Anche le energie tradizionali possono avere gli stessi problemi che hanno gli accumuli, l'elettrolizzazione, le fonti rinnovabili, no, per quanto riguarda i materiali critici. Faccio anche qui un esempio molto semplice. Le marmitte catalitiche funzionano perché al loro interno vi è un materiale critico che tra l'altro è monopolio di due paesi mondiali che insieme 82% della produzione mondiale è loro mare, che sono la Cina e il Sudafrica. Quindi se per accidente, per qualunque motivo, non arrivasse più il palladio dalle nostre parti, non si potrebbe più mettere su strada un'automobile tradizionale a benzina o gasolio, perché le attuali normative per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto impedirebbero a queste automobili, che oggi sono la stragrande maggioranza delle automobili che entrano in circolazione tutti gli anni, di entrare in circolazione. Quindi voglio dire, ho dato questo esempio, ho ricordato il caso del digitale per dire che noi siamo, come noi, quelli che sono attorno a questo tavolo e penso molti di voi che ascoltano, siamo impegnati in uno fondamentale, perché la sfida climatica è la sfida delle sfide, però è uno degli aspetti che dobbiamo affrontare. Cioè, in parole povere, se, per fare un esempio, la Cina domani avesse un atteggiamento per quanto riguarda certi materiali o certe produzioni, come accade attualmente con la Russia e con altre cose, noi ci troveremmo, penso, in condizioni molto critiche. Quindi questo dobbiamo tenere presente, che lo sforzo. Ora, il professor Del Fanti ha già dato un panorama generale. Io, prima di dare la parola, vorrei solo aggiungere un paio di considerazioni. Cioè, volevo sottolineare una cosa che è stata fortemente presente nella relazione di Maurizio. Attenzione, molte volte i materiali sono critici perché? Per considerazioni che non tengono conto delle realtà geopolitiche che poi pesano in questo settore, era comodo lasciar fare ad altri e poi importare. C'è poi un caso classico
che delle terre cosiddette rare. Le terre cosiddette rare sono rare perché semplicemente dovunque nel mondo, in certi materiali, la presenza di queste molecole è molto scarsa. Però siccome estrarle, lavorarle, raffinarle è un problema, è una filiera che ha un impatto ambientale molto significativo, si è spesso trovato comodo di far fare, scusate la battuta, lavoro sporco a un paese come la Cina, tanto dici tu fai il lavoro sporco e poi noi compriamo le cose che tu, dopo che tu hai fatto il lavoro sporco. Naturalmente stiamo misurando adesso, dopo quello che è successo per altri nel campo energetico, stiamo misurando l'errore che è stato, non perché non sia reale, cioè oggi il problema di estrarre in certi paesi, penso all'Italia, ma cosiddette terre rare, così come siamo oggi, credo che sarebbe difficile ottenere l'autorizzazione di un impianto di tale. Però finora, ecco, con questo spunto chiudo la mia introduzione, non è stato fatto adeguato sforzo di ricerca e sviluppo per identificare se c'erano possibilità di estrarre, raffinare e mettere in commercio queste terre rare in modo meno impattante, di modo che fosse tollerabile anche per la nostra cultura ambientale, per i nostri valori e per la sensibilità di difesa del territorio. Non dimentichiamo territori che poi hanno una storia che va naturalmente difesa e protetta. Cioè, questa cosa è una cosa su cui penso che noi dovremmo produrre un grosso sforzo, perché se no su queste cose dovremmo restare sempre schiavi di praticamente un solo paese, che cioè, non è solo lui, però grosso modo è quello dominante. Tutto sommato, se io guardo il problema delle terre rare rispetto a quello del gas o del petrolio, il gas e il petrolio sono un problema minore, la diversificazione è facile. Cioè, costa, evidentemente non è la stessa cosa, però è facile. Ecco, io volevo solo fare queste considerazioni di elementare buonsenso e vi dico subito che ci sarà un'inversione rispetto, a parte l'assenza che ci dispiace del dottor Avazzolo, un'inversione perché siccome Martina Lyons è collegata in remoto, abbiamo dei problemi per cui non possiamo attendere ulteriormente, quindi anticipo e do la parola a Martina Lyons. Siccome c'è la traduzione simultanea, io dico in italiano la domanda che intendevo fare principale a Martina Lyons. Secondo me a Martina chiedo precisamente questo: alla luce dell'esposizione che ha fatto il professor Del Fatto, alla luce di questa posizione complessiva, siccome IRENA nel 2021 ha pubblicato un importante position paper sul Critical Raw Materials, volevo che ci raccontasse liberamente, poi io do questa domanda, ma poi non è che questa deve essere considerata coercitiva. Vorrei che ci dicesse, riflettesse sulla relazione del professor Del Fanti alla luce di questo position paper molto importante che IRENA ha pubblicato nel 2021, soprattutto per darci, nella misura in cui il tempo a disposizione lo consentirà, informazioni aggiuntive derivanti dal vostro position paper. Grazie Martina, a te la parola. The presentation provided like a big overview about dependency and supply risk in EU. That's true. What our report was focusing on was more global overview without politicization of the topic because of the position we are in. There we also try to a little bit more clarify all the reasons why the critical materials for the energy transition are called critical,
So in addition to what has been said, I just want to say that they have very unique characteristics, and therefore there are very few substitute for them. And another thing, in addition to the geographical concentration, they are also very difficult to extract. Very often they are co-products, byproducts of various ore. And another additional part is that ore quality heavily declined in the last 10 years due to extensive mining. So that's one part. Another part where, which of course the position paper was in 2021, approximately, even it was published in October last year, we have seen tremendous development in that time, including we saw that, for example, the amount of cars, EVs on the road doubled, which also influenced our projections, demand projections, which then informed the gap between supply and demand. We also saw quite a development of like innovation, for example, in batteries. So in addition to existing lithium ion batteries, where there is nickel, manganese, cobalt based, also this iron phosphate, the ratio of those two, which are prevailing, or the only two existing right now, is changing significantly. So it went from few to almost 40% on the market. We saw in the last year Tesla committing to replace nickel, cobalt, manganese based batteries and replace them with lithium iron phosphate. So it again informs our projections. We are also seeing a lot of innovation into sodium iron or solid metal. So this again, we are watching the where the convergence will go towards which several types of batteries. So that's probably interesting to mention in addition what was discussed or presented in the presentation. What we have also been learning since 2021, which is just a year, but in the topic of critical materials, it's almost a decade because the progress is being done so much in terms of commitments and so on. So we also are noticing a lack of environmental social sustainability governance. It's still not given, particularly in mining. So, and we are seeing, particularly in Europe or Western world, the consumers are really the main driver for ESG aspect of the topic. So it means that regardless where the materials are being mined and processed, there will be a big push on cleaner and more sustainably, also socially sustainable supply chains. We see it also with adoption of global battery passport, European battery passport. So we are also watching the space, how this will influence the prices, the green premiums, and shifting probably some of the processing to countries such as or such as Poland or in Europe, in Estonia, but also in the United States, which are able to, or Canada, which are able to guarantee the processing in a more cleaner way because of the use of renewables, for example, if they're in their grid. In general, like we are also seeing a lack of innovation, not just in the design, but also in mining. The mining is a very conservative sector, which means that until now and still it's pertaining, the investment are basically only into extract as much as possible with the best efficiency. But there is almost no innovation in ways how to decrease the pollution, whether it's soil or water or energy, and also how to replace it with, for example, renewable energy in mining. So just a couple of reflections, and I'm very happy to elaborate on those. Thank you. Thank you, Marina, for your stimulating contribution to the panel, and we shall follow your suggestion in the following debate. Thank you very much indeed. Adesso io, tornando sull'ordine naturale delle cose, do la parola al professor Gianandrea Bringini del Politecnico di Torino, che ovviamente
ha davanti sia la relazione di Maurizio Trefalte sia questo intervento di Martina Lyons. Però dentro questo contesto io gli chiederei in particolare di darci dei commenti e dei punti di vista per quanto riguarda il fabbisogno di ricerca, sviluppo e innovazione che questa sfida che abbiamo davanti richiede fortemente e, mi permetto forse sbagliando di aggiungere, molto di più che in altri settori, proprio perché l'affrontiamo in ritardo e con molti buchi. Grazie. Grazie mille Presidente Zozzoli, buon pomeriggio a tutti, grazie a David Carmonti per l'invito a essere qui in questa occasione. Devo dire che partecipo con una certa emozione a questo genere di eventi a casa mia, al Politecnico di Torino, dopo essere stato diversi anni in servizio in Commissione Europea ed essere stato in occasioni di questo genere molte volte a Bruxelles, negli Stati Uniti, in Giappone, per parlare di materie prime critiche, di terre rare, di litio, di fronte, diciamo, a un'opinione pubblica e una platea e anche una politica, diciamo, molto più pronti e molto più reattivi, perché insomma queste sono tematiche molto, molto sentite fuori dall'Italia già da oltre una decina d'anni. Quindi arrivare in questa sede e insomma parlare al Politecnico di Torino per me è un passo molto importante. Quindi confermo che innanzitutto insomma partiamo un po' in ritardo, quindi ci sono diversi elementi di ritardo da cercare di colmare. Arrivo alla domanda cercando di dare una risposta, anche se la domanda è molto insidiosa e molto complicata, perché andare a diciamo suggerire delle priorità in un contesto in ritardo per diciamo inserirsi diciamo in un piano molto ambizioso al 2050 ma con obiettivi al 2030 è molto complicato. Allora io molto brevemente vorrei fare alcuni diciamo collegamenti, visto che siamo partiti nel dibattito, già a quello che ha detto il mio rettore Guido Saracco. Il primo in particolare è il riferimento all'auto elettrica, che è già stato riportato correttamente dal Presidente Zorzoli a un tema molto più ampio, perché diciamo l'auto elettrica è uno dei componenti, per carità, la mobilità a basso tenore di carbonio è molto importante, ma insomma qui stiamo parlando di una transizione molto più ampia e noi ci ritroviamo in questa transizione a dover parlare di materie prime critiche in qualunque forma e in qualunque tecnologia, quindi diciamo questo è l'elemento. L'altra osservazione che volevo fare, partendo dall'assist che mi ha fornito Guido Saracco, è il riferimento al fatto che l'Italia non ha litio. L'Italia non ha molte altre cose, ma questa è un'affermazione, diciamo, secondo me, abbastanza sbagliata, nel senso che stiamo parlando oggi di aumenti di fabbisogno di materie prime minerarie di 10 volte, 20 volte, 60 volte, quindi tutto il mondo si deve reinventare. Quindi tutto il mondo ha mandato fuori geologi a esplorare, a cercare di capire quali sono le loro disponibilità di materie prime nel sottosuolo. Sono partiti 10 anni fa, anche nel resto del mondo, quindi per esempio le miniere di litio sono, le potenziali miniere di litio sono spuntate come funghi, così come sono spuntati come funghi i giacimenti potenziali di terre rare. Oggi noi siamo a circa 400 progetti, almeno 10 dei quali, diciamo il 10% dei quali, scusatemi, a livello di fattibilità dell'estrazione mineraria. Quindi è un mondo che è cambiato completamente. Quindi adesso ritorno alla domanda, poi mi auguro che nelle parti successive del dibattito, anche se stiamo andando per le lunghe, ci sia un pochino di tempo per parlare di elementi più di dettaglio, più concreti, e insomma amerei fare qualche battuta per esempio su chi sta investendo nel litio,
a che punto sono le brine geotermiche rispetto ai giacimenti cosiddetti hard rock o ai salar boliviani o del Cile, insomma, e vedere alcuni elementi anche curiosi di miniere in Europa che dovevano andare online nel 2020 e che sono invece completamente bloccate a causa dell'opposizione del pubblico, della politica o di un misto dei due, a fronte magari di investimenti già di un mezzo miliardo di euro o cose di questo genere. Quindi, diciamo, attività abbastanza curiose. Oppure cosa stanno facendo gli australiani e i giapponesi assieme in Texas, che, diciamo, è una cosa abbastanza curiosa, direi che potrebbe anche vivacizzare il dibattito. Quali sono le priorità? Allora, le priorità in Europa, come dicevo prima, sono molto difficili da identificare. Perché? Perché, dicevo, siamo in ritardo e abbiamo avuto, qui mi allaccio anche al professor Delfanti, che molto bene ha detto: se non fossimo costretti a farlo, non lo faremmo. Siamo costretti a farlo, è un'ottima idea di farlo, anche per altri motivi, su questo vorrei inserirmi, ma evito, perché secondo me questo è un ottimo spunto di riflessione, anche per interventi dal pubblico che non so se più avanti sono previsti o meno. Comunque lasciamolo lì. Il fatto di avere già degli obiettivi al 2030, diciamo, ci mette in condizioni di dover puntare su qualcosa che è quasi pronto. E quindi, per esempio, sul sodio, come giustamente è stato detto, di quasi pronto non c'è quasi nulla. Io sto lavorando a un progetto sul litio zolfo, dove sul litio zolfo abbiamo delle densità energetiche che sono spaziali, ma abbiamo lo stesso problema del numero di cicli, che essendo limitati in questo momento non permettono di andare molto avanti. Cosa può fare per esempio l'Europa? L'Europa non ha, per fortuna, tutti i membri europei nelle stesse condizioni dell'Italia, per esempio, o della Germania, perché è stata data una falsa illusione: i tedeschi non sono molto più avanti di noi, sono un po' più avanti di noi, diciamo, ma ci sarebbe ancora tutto il tempo di riprenderli, perché non sono molto più avanti di noi, anche i francesi non sono molto più avanti di noi. Nel nord Europa sono decisamente più avanti di noi, perché per esempio in Svezia e in Finlandia le miniere ci sono e ci sono tutte una possibilità, diciamo, a valle di far partire le filiere sulle batterie, sull'auto elettrica, eccetera eccetera. In Svezia e in Finlandia per esempio ci sono ancora i grandi produttori mondiali di tecnologie per l'estrazione mineraria che esportano in Australia, in Cile, in Sudafrica, in tutto il mondo. E per esempio da queste tecnologie, diciamo, si potrebbe, diciamo, partire ed avere un effetto traino. Le tecnologie sono quelle che renderanno, per intenderci, le miniere del futuro a impatto di carbonio zero. Cioè parliamo di elettrificazione, di automazione, di batterie, se ne vedono. Le miniere ci sono già, quindi magari noi siamo abituati a immaginarci le miniere come quelle dei sette nani, o quelle, diciamo, però vi assicuro che nemmeno in Cina, io sono stato recentemente in Cina nelle miniere di carbone, peraltro, la tecnologia è un qualcosa di veramente avanzato e di veramente interessante. Allora, mentre rendiamo le miniere del futuro a impatto zero in termini di emissione di carbonio, continuiamo a imparare delle cose, facciamo delle cose noi europei e poi magari ci riportiamo indietro dei pezzi di catena del valore importante, perché uno degli elementi che non sta saltando fuori in questo momento è che in alcuni dei contesti dove le materie prime critiche sono essenziali per le tecnologie, si vengono a creare dei binomi quasi indissolubili, cioè il produttore di tecnologie va dove c'è la certezza che l'approvvigionamento non sarà interrotto. E in questo momento il luogo migliore per investire sulle tecnologie è la Cina, non è certamente l'Europa. Allora, questi sono elementi, a mio avviso, da tenere molto, molto, molto ben presenti. Mi fermo qui, sperando di essere stato abbastanza breve ed incisivo. Restituisco la parola al coordinatore Zorzoli. Ti ringrazio molto per la tua del tuo intervento, che ha introdotto ulteriori elementi di riflessione sia per il pubblico sia per il dibattito. Do adesso la parola ad Alicia Mignone, a cui gli chiedo soltanto di esprimere la sua opinione su questo argomento, perché conoscendola da molti anni so che
a lungo ha lavorato a livello internazionale su questa tematica, quando questo era un argomento per pochi intimi, no? Che non interessava sostanzialmente tutti gli altri, e quindi vorrei sentire da te, anche alla luce di tutto quello che è stato detto finora, che esponessi il tuo punto di vista. Grazie, Alicia. Thanks for these words. I'm sorry I'm going to speak in English. I hope everybody here understands. I want to stress four, five points. Historical context, the role of materials, critical raw materials, the new energy security paradigm, their geographic concentration, price increase, and the European proposals. Before passing on the definitions of critical raw materials that have already been explained by Professor Delfanti, I want to underline the role of materials in the development of mankind. Historians have named different ages of humanity after the materials that prevailed in those periods: the Stone Age, the Copper Age, the Bronze Age, the Iron Age. The 19th century can be seen as the Steel Age, as well as the steam engine. The 20th century saw two revolutions: metal, ceramics, and also artificial polymers emerge made from petroleum. Second 20th century was the appearance of functional materials. There is a difference between structural materials, that steel for bridges, and functional materials that have an enormous added value. And without the development of silicon, would have been different the microelectronics revolution. And think also about the fiber optics that permitted also the fiber optics revolutions. What happens today? Today, the global energy system is amid a major transition to clean energy. The transition will be based on three main pillars, as has been said: renewable energy supply, electrification of end use, and efficient use of energy. Critical raw materials are at the center of the decarbonization efforts, and we are moving from a fossil fuel intensive energy system to a material intensive energy system. And this is very important, and this is the new energy security paradigm, from the fuel to the materials. And this is a thing that I'm going to develop later. So, critical raw materials. Professor De Santi said economic importance, sourcing and geopolitical risk, but also the third point is lack of viable substitutes, environmental country risk. You think the China, that is very present in all these critical raw materials, has the same environmental aspects that we have in Europe, and end-of-life recycling. I have put here 46 RM critical raw materials for the EU. The number that Professor Delfanti put was 30, but it's the same, because in those 30 there were the groups of light and rare earth materials that were grouped together. That's the reason also the platinum group metals were grouped together. That's the reason, because in his slide were 30 and in mine there are 46. But all these rare earth materials, platinum group materials, are included.
And I want also to underline that the United States has 50 critical raw materials. And in the Energy Act of the United States, the critical minerals list is revised every 3 years. And now they have 50. Also, in the case of Europe, this list, that is the 2020, is going to be revised next year. And perhaps something is going to change. I have control the both lists, the European and also the USA critical raw materials list. And there are slight differences, slight. But essentially, the list has the same content. So another point now, very important, the new energy security paradigm. As I said before, the energy transition will be based on renewable energy supply, electrification, and efficient use of energy. Does the energy transition enhance energy security? When the IEA was born, discussions about energy security were largely focused on the supply of fossil fuels. And almost 50 years on, fossil fuels are again at the heart of the current global energy crisis. Oil, gas, and coal still account for 80% of the global energy mix. But the paradigm is that energy importing countries will be trading reliance on imported fossil fuels for reliance on the imported equipment and or minerals needed for renewables, electrification, and energy efficiency. The race to net zero will focus attention on securing clean energy technology supply chains, and disrupting these supply chains will bring new challenges to the energy system. This is what is called the new energy security paradigm. So now, I want to connect this presentation what with Professor Delfanti said about photovoltaics and batteries for the electric vehicles. You can see here in the first slide, the red color is associated with China. And you can see, I cannot point, and the mining, materials processing, and manufacturing and assembly, the presence of China is overwhelming, it's enormous. And this is one of the great problems on the development of the batteries for electric vehicles. And the low part of the graph, we have also the photovoltaic modules. It has all been said before that the material processing and manufacturing and assembly relies on the Chinese production. And why happens this? Because the policies in China from the 2010 are devoted to have independence on these strategic sectors. And here we have in Italy and in Europe, we have developed the photovoltaics using the Chinese modules, and this needs to change. So let's see, another issue here is the price increase. You can see these are real figures, there's not a scenario. What happened with the base metals and energy transition metals
starting from 2015 till to now. You can see the copper, nickel, iron ore in the base metals, and also in the energy transition minerals, you can see cobalt, lithium. It's incredible, the high price of lithium, and also platinum. It's not so high, but it's increasing. And this is not is the reality, but it's going to change, as has been explained in the scenarios developed by the IEA. So the this slide is what does the European Union propose. These structural and long-term policies are needed to overcome the identified strategic dependencies. And it has been announced the European Critical Raw Materials Act, announced the 14th of September, that is being developed by the European Commission. First point of this slide, focusing on strategic applications. Shared understand of which are the critical raw materials that can be considered as particularly strategic, and try include innovation and substitution of these materials. Second point, a network of European agencies. Try to put all the national agencies to work together to increase the capability and to organize better the work between the different national agencies. A more resilient supply chain. What is in the mind of the commissions? To facilitate the rollout of raw material projects in the EU, the commission should be empowered to list strategic projects which could be labeled of European interest based on proposals from member states. And these projects, that's very important for the universities and also for the Politecnico, could benefit from streamlined procedures and better access to finance. So the time for the exploration work to a mine or a refining facility can be open in no longer a question of decades as before. The a target that the Commission is thinking could be set that at least 30% of the EU demand for refined lithium should originate from the EU by 2030. Or to recover at least 20% of the rare elements present in relevant waste streams, also with aiming at this 20% in the 2030. The fourth point here, a strong and sustainable level playing field. As I said before, taking under consideration the environmental and social performance of mining activities. And the example of solar panels. The solar strategy in the EU rightly aims at deploying solar PV energy in Europe. But to achieve these objectives, we rely here in Europe on imports from China. And polysilicon extracted there has a much higher carbon footprint than its equivalent in Europe. And that this is not a same level playing field.
So the scope is to apply the European criteria for destruction and to push to lower the prices. And I would like to end, it has been said before by the professor of the Politecnico on the rare earths. And here, I'm going to show you this project that have been approved by the European Raw Materials Alliance, that's called ERMA, the 14 industrial projects to secure rare earth mining that could cover 20% of Europe's rare earth magnet needs by 2030. And these are being already approved are investment opportunities. And so if Europe join forces and moves, I think we can not close the gap with other countries, but I wanted to close this brief contribution with an optimistic view. And also, it's not on a slide, but I have here in my PC, also lithium has been approved in the red region where I live, that's Lazio, the extraction of lithium. Even if there are going to be small quantities of lithium extracted from, this is a small country, a small part of the near Rome, something is moving, even at a regional region, trying to find this lithium that's going to be one of, has been shown, the one of the materials that are going to increase, have an enormous increase of price in the future years. So thanks for your attention, and I give you back the floor. Visto ci avviamo alla conclusione, volevo solo tirare le fila su alcuni punti che sono stati toccati da non tecnico della materia, quindi il tema della sicurezza, oggi abbiamo trattato molto di disponibilità, anche qualche aspetto tecnico, però io spesso agli studenti dico non ragionate da ingegneri, ma non perché non, da ingegnere non ritenga modo giusto vedere da quel punto di vista, ma perché i problemi sono molto più ampi del singolo aspetto tecnico. Il professor Benzini secondo me ha toccato infatti alcuni di questi temi. Pensate, io dico sempre a titolo d'esempio, che noi in Europa abbiamo la direttiva sulle energie rinnovabili che fa, almeno per la parte di cui mi occupo dei carburanti, esattamente lo stesso tipo di azione che negli Stati Uniti viene svolta da una legge che ha un altro nome e si chiama Energy Independence and Security Act. Cioè due cose che coprono la stessa materia, una si chiama sulle rinnovabili e l'altra certo che è rinnovabile, però dice indipendenza e sicurezza. Ora è venuto all'attenzione di tutti il tema della sicurezza, ma guardate che nell'ambito nostro è discusso da tanto tempo. Vi invito, per chi non l'avesse fatto, a leggere un interessante libro del professor Clo, pubblicato un mesetto e mezzo, due mesi fa, sulla edizione Sole 24 Ore, se non erro, la crisi del gas russo, che ripercorre dagli anni 80 a oggi le scelte strategiche che sono state fatte e le implicazioni che queste hanno determinato, no? Poi, sempre per fare un esempio, pochi giorni fa ero a colloquio con un'importante impresa nazionale, in questo caso il settore farmaceutico, di cosa mi parlavano, delle preoccupazioni delle catene di fornitura da Taiwan nel caso che la situazione geopolitica mutasse. Oggi noi non abbiamo parlato di geopolitica, però in realtà tutti questi argomenti
sottendono, come anche quello dell'approvvigionamento dell'energia, un tema geopolitico importante. Ecco, noi abbiamo il dovere come Accademia di fornire le informazioni corrette, di avere un impatto sulla società. Sapete, il Politecnico di Torino in questo momento è nei ranking internazionali la prima accademia per impatto della ricerca, una cosa di cui siamo molto contenti, ed è stato il mandato di questa giunta da quando è nato. Polito for Impact significa trasferire, il trasferimento delle ricerche in ambito del mercato, no? Mentre spesso questo nelle scuole tecniche non finisce per non essere il focus, non si capisce la differenza fra prezzo e costo spesso e volentieri nei nostri corsi, cosa che invece è fondamentale, no? Ecco, volevo dire per concludere quindi che noi qui, voi studenti, avete la fortuna di, in questo caso non perché è qui presente, ma veramente Andrea ha svolto un ruolo importante per la commissione all'estero, ha questo tipo di visione che può trasferire a voi che siete qua ad apprendere, quindi cercate di stimolare, e noi ovviamente faremo lo stesso, i professori con cui siete in contatto su questi temi di frontiera a riflettere sugli argomenti, oltre allo specifico tema tecnico che trattiamo nella materia, le implicazioni sociali, le implicazioni economiche, le filiere di fornitura, perché poi è quello che determina effettivamente la soluzione tecnologica. Concludo riportando anche doverosamente il 10 di ottobre ci ha scritto il Ministro per la Transizione Ecologica, sapete che doveva chiudere questa giornata in quanto era Vice Ministro al Ministero dello Sviluppo Economico proprio su queste tematiche. Poi con la caduta del governo e la nomina a Ministero, a Ministro per la Transizione Ecologica, che ora devo rivesettare se il nome è cambiato, giusto? Ambiente e sicurezza energetica, che va benissimo per quello, e ha mandato una lettera di auguri ovviamente, ma devo dire mi ha sorpreso, perché anche non sto a leggervela per non tediare, però molto specifica, entrata nel merito, ha dettagliato perché questo tema è di interesse del Ministero, e Andrea io farò il possibile per raccomandare che tu sia presente sul tavolo, nei limiti di quello in cui posso ovviamente intervenire, però sul tavolo dei materiali critici che in questo momento è aperto al Ministero, perché penso sia importante essere lì a portare i nostri temi. Quindi da parte del Politecnico devo dire sono molto contento per la partecipazione, per i temi che sono stati sollevati, ringrazio tutti i partecipanti, in questo senso mi riferisco ora agli speaker ma anche ai partecipanti che sono stati qua, e sicuramente torneremo presto su questi argomenti, questi altri di carattere strategico per la transizione, perché se fosse stato così semplice sarebbe chiamata switch, si chiama transizione perché è un po' più complicato di girare un interruttore, ma richiede una pianificazione, richiede allocazione di risorse. Noi oggi non abbiamo parlato di infrastrutture perché non volevo allargare, però va bene, faccio un esempio su tutti, l'auto elettrica, ma ho bisogno di un'infrastruttura di produzione di energia, di distribuzione di energia, di ricarica. Uno dei mille esempi che potrei fare, e che è altrettanto importante, dell'oggetto tecnologico in sé che poi lo va ad utilizzare. E ripasso quindi la parola al Presidente per un saluto conclusivo. Ti ringrazio, io credo di dire che sia la relazione introduttiva sia gli interventi che abbiamo avuto alla tavola rotonda penso che abbiano chiarito con molta onestà intellettuale e con molta competenza della situazione in cui ci troviamo, perché noi io ritengo di poter chiudere questo incontro che abbiamo avuto proprio convinto che le sinergie che possiamo mettere in piedi fra Politecnico di Torino e Associazione Italiana Economista dell'Energia possono contribuire a quello che è il fattore più importante e spesso meno
utilizzato, anche perché poi noi sappiamo quante fake news circolino purtroppo tutti i giorni, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Cioè il fatto di fare cultura energetica, di fare cultura su cosa significa parlare di transizione energetica dal punto di vista non soltanto dell'abbattimento delle emissioni carboniche, ma di realizzazione di una società industrialmente, economicamente e socialmente più avanzata di quella attuale. Perché non dimentichiamo che le tre cose o stanno insieme o insieme cadono, come dice un vecchio proverbio. Quindi io ringrazio tutti i partecipanti a questo incontro, ringrazio l'auditorio e i presenti, perché devo dire che anche questa presenza è stata molto notevole, devo dire, e il fatto che, trattandosi di un argomento poco conosciuto, no, e quindi meno masticato, il fatto che voi abbiate avuto la pazienza di stare qui fino a quest'ora ci dà forse il conforto che siamo riusciti a trasmettere qualcosa di interessante. Grazie a tutti voi per l'ascolto e alla prossima.